Bentornati su Sottorete, la trasmissione del volley dedicata quindi all'Emma Villa Sesiana, ma anche a tutte le squadre del nostro territorio. Accanto a me Filippo Ferrandi del CUS Siena, anzi ormai Emma Villas CUS Siena. Buonasera. Lorenzo Agnelli, lo presento, insomma lo conoscete benissimo per farci tutti i nostri punti dettagliatissimi su tutti i campionati. Buonasera a tutti. E poi ospite molto gradito, Alessandro Graziani dell'Emma Villas Siena. Buonasera. Partiamo quindi subito parlando di quella che è stata una partita, un derby infuocatissimo, quello fra l'Emma Villas Siena e Santa Croce, derby toscano, derby tra l'altro anche molto sentito in campo. Quindi, prima di parlarne con il nostro ospite, guardiamoci il servizio. La Emma Villas vince un derby infuocato terminato al tie-break. La partita ha due volti. Nei primi due set Siena rimane nell'ombra di fronte ad una Santa Croce in fiamme, ma dal terzo set è un'altra storia. Siena ritrova lucidità e si conquista il match. La squadra entra in campo con un sestetto quasi al completo e nuovo per il pubblico senese. Rientra fin da subito infatti Alison Melo, seguito da Fedrizzi. I due erano rimasti a lungo fuori a causa di un infortunio, ma il primo set non parte bene per i ragazzi di coach Bagnoli, che subiscono gli attacchi, i muri e i servizi avversari, fra tutti quelli dell'opposto. Da Silva, il mancino brasiliano in attacco e dalla linea dei 9 metri fa veramente male. L'Emma Villas prova a reagire, ma non basta. I pisani si portano avanti e chiudono il set sul 20-25. Sembra reagire fin da inizio set, poi l'Emma Villas Siena. Il secondo si apre con gli stessi sestetti del muro di Spadavecchia ad inaugurare il match, ma dall'altra parte del campo da Silva e compagni continuano a fare la differenza. Poi l'attacco di Ferreira porta l'Emma Villas sul 2-0, ma in regia Santa Croce a Ciulli, che continua a mettere in campo tutto quello che ha dentro. Un attacco, muro e un ace portano avanti Santa Croce, così come alcuni errori. Bagnoli a metà set è costretto ancora una volta a chiedere time out, ma Santa Croce prende le distanze e Siena ancora problemi a muro. Spadavecchia ci prova, ma non basta, sono ancora troppi gli errori in campo senese, così Santa Croce vince anche il secondo set 20-25. Il terzo set vale il tutto per tutto, ora c'è bisogno di una reazione e coach Bagnoli inserisce fin da subito Fedrizzi. Ad aprire il set è il centrale Bargi, ma continua a fare bene anche Spadavecchia. I suoi due muri consecutivi obbligano coach Totile a chiedere time out, ma Ciulli continua a giocare con continuità. Elia, che riavvicina i suoi compagni, così come da Silva sul 7-5, non molla Spadavecchia, che fa respirare la squadra ritrovando la parità, ed è poi Melo al servizio a proseguire sulla buona strada, ma ancora non è reattivo in difesa, sono troppi i palloni scontati a cadere sul Taraflex. Fedrizzi però si fa subito notare. Buon errore di Melo e un ace di Da Silva ravvicinano la squadra pisana a quella senese. Dopo una contestazione arbitrale, Nemec prende il rosso ed è di nuovo parità 19-19. Melo ci prova ancora ed a posto 2 scatena la sua rabbia, conquistandosi il 23-21. Con lui Fedrizzi il set termina 25-21. Ed è proprio lui ad aprire il quarto set. Dal servizio lo segue Melo e con loro il match prosegue ad un buon ritmo di gioco e si porta avanti punto a punto. Sono loro adesso a trascinare la squadra, ma dall'altra parte del campo Da Silva non ci sta e soprattutto dal servizio fa tremare i bianco-blu. Santa Croce adesso inizia a sbagliare di più, Totile prova a cambiare le carte in tavola inserendo il regista Quarone. La squadra bianco-blu però ne approfitta e si porta avanti mettendo dentro tutto e vincendo sul 26-24. Anche il quinto set prosegue punto a punto, la squadra di coach Bagnoli non ha nessuna intenzione di mollare, ma non è l'unica, anche Santa Croce mette dentro tutto. Ferreira ritrova il vantaggio 12-11 ed è un errore di Da Silva a portare la squadra avanti 13-11. Determinante ancora una volta Fedrizzi, con il suo muro si ferma oltre la palla anche la speranza dei Lupi. Il match termina così al tie break sul 15-12. Abbiamo visto quindi le immagini della partita fra l'Emma Villas Siena e Santa Croce, così chiedo subito a Alessandro Graziani intanto che partita è stata. È stata una partita molto 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 combattuta, come si è potuto vedere. Era una partita comunque non molto semplice dal punto di vista anche psicologico. Noi ne venivamo da ingressi importanti, dove abbiamo visto subito entrare in campo dal primo punto Alison Melo, che è stato fermo per più di un mese dai campi per un problema addominale. Stesso problema anche per Fedrizzi, che poi diciamo, ha fatto il suo ingresso in partita in corso e il suo approccio è stato comunque quello che ci si aspetta da un giocatore del suo livello. Sicuramente noi abbiamo faticato perché non abbiamo ancora trovato un sistema di gioco diciamo completo, omogeneo, ma colpa è per questi, diciamo, queste mancanze importanti. Stiamo lavorando tanto, lavoriamo bene, ora che siamo al completo in settimana il livello di allenamento, come dice il nostro coach, è uno dei più alti che ci siano in A2, quindi questo ci permette di lavorare bene, lavorare tanto, e sicuramente queste, diciamo,
imperfezioni verranno a migliorarsi col tempo, bisogna solo avere pazienza e lavorare bene in palestra. E loro comunque sono stati bravi, bisogna sempre contare che quelli che vengono a giocare da noi vengono a giocare contro l'Emma Villas, la squadra diciamo da battere, dove uscire anche solo con un punto come è stato per loro vuol dire tanto. E quindi noi non possiamo mai rilassarci e permettere mai all'avversario di prendere sicurezza, come poi era successo in un frangente nella prima parte della gara, ma poi siamo stati bravi noi a recuperare. Sì, una partita a due volti, come poi si è sentito anche nel servizio. E poi rispetto agli infortuni e poi di conseguenza infortuni che da una parte certo il dispiacere di non vedere in campo da subito Fedrizio e Melo, però dall'altra l'opportunità per molti ragazzi di entrare subito in campo, di farsi vedere in questa prima parte del campionato, e ne parleremo dopo perché alla fine anche Alessandro Graziani si è visto tantissimo in questa prima parte di campionato. Prima di dare invece la parola al nostro Filippo per il punto della pallavolo nel nostro territorio, andiamo a fare il punto invece della Serie A2. Cosa è successo questa settimana, Lorenzo? Si è giocata questa sesta giornata in cui, come abbiamo sentito dal servizio, l'Emma Villas ha vinto questo importantissimo e molto emozionante derby casalingo contro la Chema Salami Pel di Santa Croce, e quindi, come abbiamo visto, sotto 2-0 poi c'è stata la reazione dell'Emma Villas e quindi si è portata a casa il risultato, i due punti molto importanti. Però continua a vincere la Ceramica Scarabeo Roma, ancora imbattuta, vince 3-0 contro Potenza Picena, è tornata a vincere anche Massa 3-1 contro la Conad Reggio Emilia. Vince in trasferta, nella difficile trasferta, la Sigma Versa, prossima avversaria dell'Emma Villas contro la Messaggerie Bacco Catania. Ed infine Grottazzolina, la Videx Grottazzolina ha vinto in trasferta 3-1 contro l'Auris Palessano. Riposava in questa giornata invece la Mater Domini di Castellana Grotte. Classifica quindi che con questi due punti dell'Emma Villas, purtroppo Emma Villas che si fa scavalcare. Oltre ovviamente alla prima posizione di Roma, della Ceramica Scarabeo Roma, ancora imbattuta a 13 punti, l'Emma Villas si è fatta scavalcare proprio dalla Sigma Versa, prossima avversaria, a 11 punti, a più 1 proprio su Siena, che ha 10 punti, sotto in quarta posizione Grottazzolina, in quinta posizione a pari merito Potenza Picena e Catania, e poi sotto a 7 punti ben 4 squadre, Massa, Alessano, Reggio Emilia, Santa Croce, e chiude la classifica Castellana Grotte a 3 punti. Prossima partita ovviamente sarà domenica 29 ottobre contro, come ho detto, la Sigma Versa. E rispetto poi alla prossima partita, come potete vedere anche dalle grafiche, non ne parleremo nella seconda parte, adesso invece ci concentriamo su quello che è il presente, quindi la partita scorsa contro Santa Croce. Ma in questa settimana c'è stata anche una vittoria sempre al tie break per l'Emma Villas Cus Siena contro Arezzo. Che partita è stata? Allora, diciamo che noi siamo partiti molto forte fin dal primo set, perché con l'innesto di Ferdinando della Volpe, un giocatore diciamo di un livello molto superiore rispetto alla Serie C, siamo riusciti a sviluppare un gioco tale che loro erano molto impensieriti, quindi non riuscivano proprio a ostacolarci in nessun modo. Però in casa loro, diciamo, loro diventano molto ingiocabili, perché essendo una squadra molto giovane, non appena vedono un margine per poter fare punto, si galvanizzano e prendono un sacco il via. E quindi abbiamo fatto proprio una partita altalenante, cioè un set noi, un set loro, e al tie break diciamo c'è stata la resa dei conti, perché noi siamo rientrati dopo il tempo di riposo insomma con diciamo più carattere, e non l'abbiamo fatti giocare, diciamo è stata psicologica come partita dal punto di vista nostro, perché come mezzi fisici diciamo non ci hanno mai impensierito, loro sono un po' più bassi di noi, hanno un gioco un po' più lento, quindi alla fine abbiamo fatto il bello e il cattivo tempo noi.
È un punto che potrebbe far comodo più avanti, però pensiamola positivamente, diciamo che per essere la prima partita in trasferta, essere una squadra anche noi molto giovani e diciamo con ingressi nuovi, certo, non ci siamo comportati male, è andata molto bene, sì. E lo stesso ci potrà confermare Lorenzo Agnelli, com'è andata questa settimana per il campionato di Serie C? Esatto, seconda giornata anche del campionato di Serie C e come ha detto il nostro Filippo, seconda vittoria, è vero, una vittoria al tiebreak, ma comunque due vittorie su due. E appunto Emma Villas Cussiena che è andata a vincere 3-2 sul campo del Volley Arezzo, mentre le altre squadre sempre della nostra federazione Etruria, e cioè la GRM Infissi Club Arezzo, ha vinto in trasferta 3-0 contro la polisportiva Remo Masi, la Monna Lisa Savinese ha vinto 3-0 contro la Ruini San Giusto, la SD Cortona ha vinto anche lei al tiebreak 3-2 contro la Sales Volley di Firenze, infine il Colle Volley, che ricordiamo che saliva dalla Serie D, ha vinto 3-0 contro la PVP Volley Vaiano. Quindi subito guardiamo la classifica. Emma Villas Cussiena quindi in ottima posizione perché è in terza posizione insieme alla SD Cortona Volley a 5 punti, ma veramente a un punto dalle prime due squadre. Più in basso il Colle Volley a 3 punti insieme alla GRM Infissi Club Arezzo e alla Monna Lisa Savinese, e infine undicesima il Volley Arezzo ad un punto. Per quanto riguarda poi la prossima partita, ne parleremo più avanti durante la nostra trasmissione per quanto riguarda l'Emma Villas Cussiena. Adesso concentriamoci invece sulla prima squadra, come abbiamo detto in precedenza, prime partite purtroppo con una squadra rivoluzionata, però che hanno visto un Alessandro Graziani prendere fiducia partita dopo partita. Sì, sì, esatto, io sono veramente contento della prestazione, certo, che poi si è venuta a creare, però non della situazione che invece si era creata, perché giustamente... mi è spiaciuto un sacco non vedere. Sì, mi sono fatto trovare pronto, quello è quello che avevo comunque, mi ero ripromesso io per questa opportunità, e quello che avevo comunque dato al mio coach Bagnoli e il presidente quando sono arrivato qua. Qua è voler dare il mio contributo nel caso in cui si fosse presentato. Non pensavo si potesse presentare le prime 3-4 giornate di campionato, ma è andata bene così, sono contentissimo e sono sicuro che se verrò ripreso in causa più avanti il mio coach sarà un po' meno, diciamo, certo, sicuramente avrà già qualche idea in più di me. Insomma, giocare subito comunque le prime partite dimostrando che nonostante vieni da una serie inferiore riesci comunque a calarti bene nella Serie A2 può far solo che bene anche per le prossime partite. Ricordiamo poi il campionato di Serie A2 è un campionato infinito, quindi esatto, ci sarà sicuramente modo. Per invece per quanto riguarda gli altri campionati, quindi i campionati del nostro territorio, occhi puntati in questa puntata anche sui vari settori giovanili, perché ieri c'è stata una presentazione all'outlet Val di Chiana, outlet di Foiano, dei vari settori giovanili della Emma Villas Siena, presente tra l'altro anche Filippo Ferrandi insieme alla sua squadra, e presenti anche tutti i vari responsabili del settore giovanile. Ma noi partiamo dall'intervista a Raimondo Della Volpe, coach proprio della squadra di Serie C, sentiamo. Sapete che io ci tengo molto al discorso dello sport universitario e in effetti la nostra squadra è costituita per la maggior parte da atleti universitari. E speriamo insomma di ottenere un buon risultato nel campionato che stiamo disputando. L'inizio per ora è molto confortante e c'è da mantenere le premesse, lavorare, allenarsi, divertendosi anche, perché poi lo sport è un divertimento, ma quello che più mi preme appunto è che questo sia, diciamo, ripeto, la porta d'ingresso per ulteriori sviluppi per il futuro di una seconda squadra dell'Emma Villas. Però è ovvio che se hai una squadra, disponi di una squadra di un certo livello come seconda squadra, e questo anche non solo per il discorso infortuni, quindi per coprire eventuali assenze in prima squadra, ma anche in ottica futura di sviluppo di giocatori da trapiantare sempre più poi in ambito di prima squadra. È ovvio che più aumentiamo il prodotto interno lordo del territorio senese e più questo è, più avremo la possibilità di attuare tutto questo. Questo è il nostro intendimento, diciamo noi proprio, sapete che da un anno io l'avevo preannunziato, avevamo lavorato con l'Emma Villas e con anche altre società del territorio per cercare di creare
chiamiamolo una sorta di consorzio, anche se diciamo la capofila è indubbiamente l'Emma Villas, però l'accordo di collaborazione è nato dalla volontà di entrambe le società, il CUS da una parte come società giovanile che già operava sul territorio a Siena e l'Emma Villas col suo trasferimento da Iusi a Siena, è ovvio che dovevamo pensare a un settore, allo sviluppo di un settore giovanile. E ripeto, questo non è solo un discorso di propaganda di uno sport, ma è proprio di cercare di sviluppare un settore giovanile di qualità, di livello medio-alto, che diventi poi nel tempo un centro di riferimento quantomeno a livello regionale, e tutto questo ovviamente favorirà lo sviluppo di tutte le squadre intermedie fino ad arrivare alla seconda squadra e, ripeto, per poi cercare eventuali talenti, diciamo, della nostra provincia o delle province limitrofe, vuoi con l'attrattiva dell'università, vuoi con la Serie A, deve essere un volano importante per il futuro di questa società e di tutti gli appassionati di pallavolo di questa provincia. E sicuramente fa solo che bene avere una prima squadra in due, perché questo vuol dire tanto, soprattutto per il settore maschile, già molto si è incrementato nel nostro territorio. Però tornando a parlare della Serie A2, insomma, dopo parleremo di quello che è il futuro, quindi di Aversa e anche della classifica e delle altre formazioni. Per quanto riguarda questo primo periodo, una valutazione come ti sembra? Una valutazione sicuramente positiva, perché ne veniamo comunque da tante vittorie, una sola sconfitta, comunque causata appunto anche da questo, certo, fatto di non avere la rosa al completo, diciamo. La reazione c'è stata. La reazione c'è stata, sì, ma come ti aspetti comunque da giocatori di livello come abbiamo noi in squadra. Un periodo sicuramente positivo, poi sono le prime partite, quindi anche rispetto agli avversari non si può ancora capire bene la vera forza di un avversario, siamo ancora, diciamo, tutti ai blocchi di partenza, piano piano si delineeranno le fasi di classifica e capiremo meglio sicuramente a cosa andremo incontro noi dell'Emma Villas. E invece per quanto riguarda i ragazzi, ex ragazzi del CUS Siena, quest'anno è arrivata questa chiamata da parte dell'Emma Villas, quindi questo incrocio poi Emma Villas Siena con CUS Siena. Ecco, cosa significa poi andare a giocare, anche se chiaramente non nella prima squadra, però subito nella seconda, di una società che comunque poi chiama tante, attrae anche molti giocatori nel nostro territorio e non solo? No, allora, ti devo dire la sincera verità, nel senso, per me è stato un vero piacere ricevere questa chiamata poi da Raimondo, che è stato anche mio allenatore qualche anno fa nel vecchio CUS. E comunque sia, far parte di questo progetto ti fa sentire parte di un qualcosa che sta prendendo molto piede anche nella nostra provincia, e è una cosa secondo me bellissima e onorevole. Poi, per rivedere anche le parole, diciamo, che ha detto Bisogno ieri, avere una Serie C molto vicina alla Serie A ci permette anche di poter dare una mano in caso di bisogno, come è successo, perché poi, avendo avuto questi infortuni, alcuni dei nostri sono stati chiamati a, diciamo, fare allenamento, quindi a cercare di... Questa è un'opportunità importante. Certo, è comunque l'opportunità di allenarsi in un livello che probabilmente non ci compete, però... E questo, infatti, piacere, come ha detto, le parole di Bisogno, e noi infatti ce l'ascoltiamo, sentiamo. Per me è una grande gioia, perché quando è cominciato questo progetto il maschile non c'era più, abbiamo rifondato noi insieme alla VIT all'inizio, e oggi per me è bello, perché siamo riusciti a mandare avanti due strade, che sono quelle di Chiusi con l'Under 14 e l'Under 16 e con Siena con l'Under 13, l'Under 15 e anche la Serie C. Quindi penso che questo qui è un grande vanto per noi, un grande orgoglio, perché comunque è evidente che le funzioni sociali di questi movimenti sportivi sono alla base verso questi gruppi giovanili, questi ragazzi e quindi le famiglie, e riuscire nel famoso travaglio che noi abbiamo dovuto percorrere tra Chiusi e Siena, a riuscire a tenere queste due strade aperte, e anzi, Siena andiamo a scoprire un nuovo mondo, quindi puntiamo tantissimo sui ragazzi, sulla Serie C, quindi sul movimento senese, però per me è un grande orgoglio anche avere un movimento di Chiusi, che io chiaramente ne sono legatissimo per ovvi motivi.
Ma allora, io il settore giovanile francamente non lo vedo in maniera, diciamo così, razionale come una fonte di ragazzi che possono essere un domani una risorsa anche proprio tecnica della squadra di Ema Villas. La vedo come un movimento che, come ho detto prima, ha una funzione anche sociale, una funzione di avvicinamento delle famiglie, dei giovani allo sport. Non è un luogo comune quello che dico, è la verità, perché quando fai queste operazioni, diciamo così, di carattere sportivo di un certo livello come il nostro, devi avere alle basi un movimento così. Se poi riusciremo a tirare fuori un Fabroni, un Giovi anche dai nostri ragazzi, sarebbe una cosa bellissima e ce l'auguriamo, però quello lo vedo più marginale, ecco, una cosa. Ecco, tiriamo fuori un Fabroni del futuro, noi qui abbiamo il palleggiatore Pippo Ferrandi, insomma un po' di allenamento. Magari. Però chiaramente questo vuol dire anche avere non soltanto un settore giovanile inteso come squadra in Serie C, che poi potrà anche avere tanti giovani, ma anche avere un Under 14, un Under 16, un Under 13. Infatti noi proprio in merito a questo abbiamo intervistato Luigi Pannella, sentiamo. Il settore giovanile è la linfa fondamentale per una società di Serie A o di Superlega. Se noi parliamo di una società, di una grande società, quando c'è un settore giovanile adeguato la società diventa grandissima, è importantissimo ed è per questo motivo che cerchiamo, nei limiti delle nostre possibilità, di poter potenziarlo più che sia possibile. Abbiamo proprio iniziato questa attività da quest'anno su Siena, perché è un punto di riferimento anche con la presenza della nostra prima squadra, però vogliamo continuare questa nostra attività, quella che abbiamo iniziato a Chiusi, la vogliamo continuare e ritengo che ci siano tutti i presupposti per poterlo fare. No, quest'anno noi partiremo di nuovo per disputare con il gruppo di Under 14 il torneo della Lega Pallavolo di Serie A, la Boy League, che l'anno scorso abbiamo fatto bene, siamo arrivati alla fase finale, che era un obiettivo quasi inesperato per noi, e invece siamo riusciti a centrarlo conseguendo poi il settimo posto, risultato veramente importante. Quest'anno proviamo a ripeterci, non credo che sia molto semplice ripetere questo risultato, però noi proveremo a fare sicuramente le cose nel miglior modo possibile, anche con i gruppi per i campionati provinciali e regionali. Sono convinto che diremo la nostra, almeno con qualche gruppo. Sì, è un gruppo consolidato questo della Serie C, è un gruppo fatto di amici innanzitutto, molti sono molti coetanei, intorno ai 20 anni sono cresciuti insieme, ma c'è anche delle qualità tecniche di altissimo livello per la Serie C, quindi ritengo che si possa fare qualcosa di buono. Ora questo di vincere il campionato non lasciamolo perdere, però insomma proviamo a fare quello che è meglio fare. Per noi la Serie C è fondamentale, perché è per noi la nostra seconda squadra. Nella seconda squadra possiamo attingere magari anche per qualche allenamento della Serie A in casi particolari, come si è verificato in passato in base a seguito di qualche infortunio, quindi è fondamentale anche la presenza di questa seconda squadra fatta essenzialmente con gente giovane, anche per quanto riguarda la Serie A, diciamo. E anche il bello della diretta è anche questo, no? Poi andare a commentare anche le partite. Noi infatti abbiamo commentato qua nel fuori onda l'ultima partita del nostro Filippo Ferrandi, però proprio riguardo al nostro territorio non c'è soltanto a livello maschile il campionato di Serie C, ma anche il campionato di Serie D. Cosa ci aspetta e soprattutto cosa è successo questa settimana? Sì, anche perché sono tante le squadre che partecipano al campionato di Serie D, ben 6. E come è andata questa seconda giornata anche per la Serie D? Si è giocato
giocata la seconda giornata. Intanto la SD Liberta Sorcia ha perso in casa 3-1 contro la Virtus Pallavolo Poggibonsi in questo derby senese, mentre la Norcineria Toscana di Foiano ha vinto in trasferta contro il Chianti Volley Firenze per 3-0. La SD Asina Longa vince la sua prima gara 3-0 contro il Firenze Ovest Pallavolo e infine la Bulletta vince il suo primo match 3-1 contro la Kellite Club Arezzo. Quindi classifica che vede in testa la coppia Norcineria Toscana di Foiano e Virtus Pallavolo Poggibonsi a 6 punti, più in basso a 3 punti invece la SD Asina Longa Volley, la SD Libertas Orcia e la Bulletta, e poi chiude invece l'ultima aretina la Kellite Club Arezzo a 0 punti. E proprio rispetto a questo, quindi proprio rispetto ai derby fra Siena e Arezzo, derby anche prossima settimana per l'Emma Villas Cus Siena, visto che arriva Cortona, che partita sarà? Allora, diciamo che nel precampionato siamo riusciti anche a fare due amichevoli con la squadra di Cortona, quindi ci conosciamo piuttosto bene. Loro hanno avuto due innesti molto importanti, che sono due giocatori che hanno fatto categorie molto più alte negli anni passati, sono Zampetti e Cittadino, e anche a livello di centimetri ci impensieriranno un po'. Poi hanno racimolato, diciamo, quelle che erano i rimasugli dell'Emma Villas dell'anno scorso, per vicinanza ovviamente, e quindi diciamo si sono un po' rinforzati rispetto all'anno scorso. È una squadra tignosa, sarà difficile giocarsela, però essendo al Palacorzoni probabilmente sarà un po' più facile per noi arginare i loro attacchi o come le loro battute, perché battono molto bene, sì. Ecco, noi siamo abituati ad affrontare, soprattutto nella scorsa stagione, campionati di Serie C maschile, campionati di Serie D maschile, mentre non abbiamo mai affrontato il campionato di Serie B maschile. Per questo che chiedo ad Alessandro Grazzani, chiaramente la differenza con una Serie A2 di altissimo livello c'è, però rispetto invece alle squadre magari che hai affrontato, ti sei reso conto che forse una squadra di B2 o comunque di B, perché ormai è unificato, è al pari magari di molte squadre di Serie A2 che non hanno tante ambizioni di promozione? In questi anni si vede un po' di tutto, nel senso, con le varie riforme eccetera, le società poi che hanno la possibilità, diciamo, di investire di più, come Siena, si creano queste, diciamo, potenze di categoria, quando invece magari si incontrano squadre un po' meno ambiziose, esatto, diciamo, pretenziose, poi diciamo vedere tutto. Però come ho già detto, verso di noi è sempre difficile, perché anche giocare contro una squadra di Serie B che però viene a Siena per vincere è sempre difficile. Io ho giocato molti anni in Serie B, questo è il mio primo anno in A2, e devo dire che la differenza c'è, soprattutto nella velocità di gioco, tanti schemi, e anch'io all'inizio ho fatto abbastanza fatica, poi grazie ai miei compagni sono riuscito, diciamo, a mettermi a paro molto velocemente. E niente, no, la Serie B ovviamente è una categoria inferiore, ma che negli ultimi anni sta trovando nelle squadre giocatori che sono scesi di categoria, certo, per vicinanza, casa o vari altri motivi. Quindi mi è capitato anche di trovare giocatori come Gavotto, come Sala, giocatori comunque che hanno fatto la 1 nazionale in Serie B e dove fanno ancora la differenza. E noi chiudiamo questa parentesi sul settore maschile, che poi riprenderemo chiaramente nella seconda parte con il nostro ospite Alessandro Grazzani, ma sempre in riferimento all'Emma Villas Siena, andando ad ascoltarci l'intervista fatta al presidente della FIPA Vetruria. Sentiamo. E io ringrazio la società Emma Villas per l'invito e ci ho tenuto particolarmente a essere presente. Mi auguro che porti in alto il nome del Comitato Territoriale dell'Etruria, e presupposti penso ci siano tutti, se non altro numericamente abbiamo un nutrito gruppo di atleti al maschile, il che non è facile.
Sì, credo che sia anche importantissimo anche altri tipi di collaborazione che comunque hanno anche con le società del territorio della Val di Chiana. È chiaro e si spera che soprattutto in Siena città questo, diciamo, binomio, questo accordo contribuisca anche a far crescere il numero dei partecipanti a livello giovanile proprio della città di Siena, insomma. E noi chiudiamo questa prima parte, ringraziamo Filippo Ferrandi per essere stato qua con noi. Chiaramente torneremo a parlare settimanalmente della squadra dell'Emma Villas Cus Siena con il nostro punto di Serie C, ma inviteremo anche tantissimi altri suoi compagni e perché no anche Raimondo della Volpe, che invitiamo sempre molto volentieri. Chiudiamo quindi questa prima parte, rimarrà con noi Alessandro Graziani perché ora c'è da parlare di futuro, quindi di Aversa e anche delle prossime partite. Invece ci verrà a trovare fra pochi minuti Caterina Bova, libero del Convergenze Cus Siena. Rimanete con noi. E torniamo in onda in questa seconda parte, sempre di Sottorete, la trasmissione dedicata al volley. È qui con noi Caterina Bova, ospite molto gradita, visto che lo scorso anno molte volte ci è venuta a trovare. Buonasera. Libero del Convergenze Cus Siena, quindi prima di tornare a parlare dell'Emma Villas Siena apriamo la parentesi Cus. Com'è andata questa settimana? È un grandissimo inizio per il Convergenze Cus Siena perché ha vinto la sua seconda partita consecutiva, la prima trasferta tra l'altro 3-2, un tie break, però veramente due vittorie su due partite giocate. Ha vinto 3-2 in trasferta contro la Massime Costoluzioni la Dispoli, ora dovremo vedere in grafica i risultati di tutto il girone G dove è inserita appunto la Convergenze Cus Siena. Eccola qua, infatti Massime Soluzioni la Dispoli, Convergenze Cus Siena 2-3. Sotto 2-1 tra l'altro le ragazze di Coach Falchi poi hanno reagito e hanno vinto un tiebreak infuocato perché è arrivato addirittura ai vantaggi 18-16 e si sono portate a casa due punti fondamentali perché in classifica, adesso vediamo dalla grafica, in classifica Emma Villa, scusate, la Convergenze Cus Siena veramente in vetta perché è in quinta posizione a 5 punti ma a un solo punto dalle 4 in testa che hanno vinto le due gare da 3 punti. Prossima partita tra l'altro sarà proprio contro una di queste 4, cioè la Gemelli 2.0 d'Onoratico che è a 6 punti in prima posizione e sarà in casa al Palacorzoni sabato prossimo alle 17. Ecco, inizio infuocato in questa stagione, già durante la presentazione lo stesso responsabile del settore volley ha detto quest'anno bisogna andare in tutti i modi in B1, ecco, se continuate così credo che ce la potete fare benissimo. Ecco, se vogliamo fare un po' il punto di queste partite, come stanno andando? Per ora devo dire molto bene, soprattutto la prima partita, veniamo da una vittoria, un 3-1 in cui nonostante dei momenti abbiamo subito le avversarie soltanto per poco tempo, soltanto per qualche punto, siamo riuscite poi a risollevarci e quindi a portare a casa comunque 3 punti. L'ultima partita alla Dispoli l'abbiamo vissuta come una vittoria, però allo stesso tempo era importante per noi prendere 3 punti e quindi la settimana è iniziata piuttosto che viverla come con una vittoria alle spalle, ma più come aver perso un punto importante. E quindi poi soprattutto sabato adesso in casa giochiamo con Donoratico, il derby delle Toscane, sarà una partita importante. Abbiamo parlato quindi di futuro attraverso le sue parole parlando di Donoratico, ma parliamo di futuro anche per l'Emma Villas Siena. Prossima partita a Aversa, prima di parlarne con il nostro ospite sentiamo la conferenza stampa. Beh, sicuramente la partita contro Santa Croce è stato un buon test per noi come squadra, perché comunque partire sotto 2-7-0, dove per carità Santa Croce ha espresso un gioco molto, molto efficace, rimontare la partita, andare al tie break e portare il risultato a casa è stata una bella reazione, insomma, che fa bene a tutti noi sapendo quanto è difficile questo campionato e quanto conta il singolo punto alla fine dell'anno, insomma. Ecco, partita dove tra l'altro si è visto finalmente il ritorno di Michele Petrizzi, che partita è stata per te? Ma sicuramente sono partito con un po' di tensione addosso, comunque non avevo mai preso parte a partite ufficiali, quindi solamente a una prima amichevole precampionato, e quindi ho avuto un po' bisogno di un po' di tempo per sciogliermi, poi per fortuna tutto è andato per il meglio.
Adesso Aversa, che avversario è? L'avete studiato in video, direi di cominciare da Cesare. Come vedi questo avversario che comunque è sopra l'Emma Villas in classifica? Guarda, Aversa è una squadra che lotta, è una squadra competitiva che si è comunque rinforzata rispetto all'anno scorso, e è una squadra che ha dei punti di forza importanti, dovremmo essere bravi a limitarli per portare a casa anche quest'altro risultato. Ecco, ormai sono passate tante partite, se si pensa alla classifica ve l'aspettavate così, insomma, questo inizio campionato? Ma logicamente la speranza era quella di vincere tutte le partite. Abbiamo perso dei punti per strada sia a Massa che con Santa Croce, a Grottazzolina abbiamo perso, però sicuramente penso che faccia parte anche di un percorso di crescita che il cui culmine arriverà a gennaio, insomma, quindi con la Coppa Italia, quindi io non mi preoccupo di tanto, insomma. Non si guarda tanto la classifica, però iniziano a delinearsi i valori di forza. Se avete avuto un inizio di stagione un pochino più abbordabile, e adesso arrivano le sfide importanti, quella con Santa Croce, Aversa, poi dovrete affrontare anche Roma nelle prossime partite, per cui insomma test importanti. Certo, è stata anche per noi una situazione particolare e difficile all'inizio, perché comunque abbiamo avuto tre infortunati che stanno rientrando adesso, e il morale, l'intesa e tante situazioni di gioco non sono state provate più di tanto per questo, quindi ci sarà, insomma, bisogno, tra virgolette, di un po' più di tempo, però arriveremo al top. Ecco, chiedo a Michele Federizzi, intanto, sempre rispetto a Aversa, come ha anticipato Cesare Gradi, chi bisogna tenere qui? Non abbiamo studiato ancora benissimo il loro sistetto, comunque sappiamo che hanno dei gran battitori e quindi sappiamo che la fase in ricezione è una fase su cui dobbiamo lavorare parecchio, è la fase dove abbiamo subito le rimonte che abbiamo subito durante queste partite, provengono da soprattutto errori in ricezione e cambio palla, quindi è una cosa a cui dovremo lavorare molto bene nei prossimi giorni. Aversa, ecco, che partita ti aspetti? Come hanno detto i miei compagni di squadra in conferenza, sarà una partita tosta, è forse la squadra che incontreremo finora col più alto, diciamo, più completa. Hanno un ottimo servizio, abbiamo già iniziato a parlare di questo, stiamo provando in allenamento la linea di ricezione, diciamo, titolare, quella con Federizzi, e Melo e Giovi, e che sicuramente andrà meglio che la scorsa partita, perché appunto mancavano proprio i riferimenti del reparto, diciamo, ricezione difesa. E sarà una partita complicata, comunque io non ho mai giocato lì, però per sentito dire è un palazzetto molto caldo, e ma noi andiamo con sapendo di essere comunque forti, di avere tante carte da giocare in qualsiasi momento, e niente, cercheremo di fare la nostra partita. E poi dalla nostra abbiamo comunque un Allison Melo e Federizzi che vogliono, diciamo, farsi sentire, far recuperare, diciamo, questo ritardo tempo perduto, forzato, esatto. E ora invece per il Convergenze Custo Siena è tempo di derby, perché arriva il derby toscano contro Donoratico. Avete già iniziato a parlare della partita? Sì, già da lunedì abbiamo già fatto in fase di preparazione un amichevole con Donoratico, però abbiamo giocato contro un palleggiatore diverso. E sono una bella squadra, diciamo, le toscane nel nostro girone sono le squadre più temute, e quindi sarebbe importante ottenere dei punti da questa partita. Noi siamo molto cariche e speriamo di fare il meglio. Ecco, vogliamo parlare di gruppo, insomma, un gruppo, quello del Convergenze Cust Siena, che è molto rinnovato quest'anno. Sì, abbiamo tanti nuovi acquisti, da partire da Chiara Brandini, che insomma ha rafforzato tanto il centro,
Chiara Stella Conti, che è ritornata dopo diversi anni al CUS, e poi Giulia Pietrini, anche lei ci dà una mano. E il gruppo è nuovo, comunque andiamo già tutte d'accordo e c'è molta sinergia. Sì, come c'è molta sinergia nel gruppo dell'Emmaville. Sestiana, già nel fuori onda se ne stava parlando, insomma ci sono personaggi che tengono caldo questo gruppo. Non ne mancano, non mancano. E questo insomma è anche importante poi in vista delle partite, perché ricordiamo il campionato di A2 è un campionato infinito, se non c'è sinergia e se non è molto difficile. Invece bene così. Noi ringraziamo la nostra Caterina Bova per essere stata qua con noi, che ricordiamo, insomma, continuiamo a parlare di quelli che sono i campionati di Serie B2 e quindi anche del Convergenze CUS Siena settimanalmente con il nostro punto volley e con i nostri ospiti. Ringrazio Lorenzo Agnelli per il suo punto dettagliatissimo su tutti i campionati. Infatti adesso rimaniamo io insieme a Alessandro Graziani per lo spazio Oltre la Rete, però prima di lasciarvi andiamoci a sentire il punto dettagliato sia sul campionato di Superlega che sul campionato di A1. A fra poco. Turno infrasettimanale per la terza giornata di campionato di Superlega e 5 sono state le partite disputate ieri sera, dove continua spedita la marcia inarrestabile dell'Azimut Modena, ancora 3-0 sulla G Group Monza, dove i modenesi mostrano un gioco dinamico e di alta qualità. Stessa condizione per la Sirze FT Conad Perugia, che vince ancora 3-0 in trasferta contro la Wixo LPR Piacenza. Nonostante il netto risultato, la partita è un testa a testa, però alla fine ha prevalso la squadra di Bernardi grazie alla classe delle proprie stelle Russell, Atanasievic e De Cecco. Importante colpo esterno con un bel 3-0 della QN Padova sulla Tonno Callipo Vibo Valentia. Prima vittoria per i veneti, trascinati da un grande Nelli MVP con 18 punti. La grande sorpresa della giornata è la vittoria nettissima della Bangi Ravenna sulla Diatec Trentino per 3-0. Una Trento imprecisa e poco decisiva senza la sua stella Kovacevic, a cui risponde una Ravenna con un attacco di palla alta veramente inarrestabile, con Buchegger, MVP, Marechal e Poglajen. Emozioni a non finire nel derby laziale tra la Biosindex Asora e la Taiwan Excellence Latina, match terminato al tie-break con la vittoria di Latina. Nonostante 32 punti di Petkovic, Latina si dimostra più solida nei momenti decisivi. Questa sera si giocherà a Revivere Milano e Cucine Lube Civitanova, mentre BCC Castellana Grotte e Calcedonia Verona è stata rinviata al 13 dicembre. Classifica che parla già chiaro, vede in testa la coppia Perugia Modena a 9 punti, in attesa di Civitanova, che deve recuperare ancora 2 partite, la Revivere Milano a 5 punti, terza con una partita in meno, quarte Piacenza, Trento e Ravenna, sempre con una partita in meno, a 4 punti, a 3 punti Civitanova con 2 partite in meno, Castellana Grotte, Latina, Padova e Monza, a 2 punti Verona con una partita in meno, Tonno Callipo Vibo Valentia e Biosindex Asora chiudono ad 1 punto. Seconda giornata di campionato di A1 femminile che va in archivio con risultati netti e nessun tiebreak. Apre la giornata un big match Savino del Bene Scandicci e Pomì Casalmaggiore, che si dimostra essere un monologo. Vittoria netta per le fiorentine 3-0, che non lascia respiro alle avversarie in difficoltà visto le assenze di Lo Bianco e Martinez, con un'ottima prova di Carlini in palleggio per Scandicci e della brasiliana Adenisia MVP con il 70% in attacco. Altro anticipo che va alle ragazze della Unet Ework Busto Arsizio, che hanno superato nettamente per 3-0 la neopromossa Lardini Filottrano con una notevole prova di forza corale e con prestazioni individuali importanti di Spirito e Gennari MVP. Successi della domenica senza patemi d'animo per le campionesse d'Italia della Igor Gorgonzola Novara per 3-0 contro la neopromossa Volley Pesaro. Sugli scudi la solita bombardiera Egonu con 25 punti e la grande seconda linea del libero Sansona con il 64% di ricezioni perfette. Riscatta il brutto esordio la Legion Armeccanica Modena, che vince 3-1 in trasferta contro la Foppa Pedretti Bergamo, ancora orfana di Silla, Malinov e Popovic. Le modenesi hanno già dimostrato una bella crescita dalla prima giornata con una grande intesa Ferretti-Herman, MVP con 18 punti.
Derby lombardo che va alla Saugella Team Monza per 3-1 sulla Sub Volle Legnano. Monza che ritrova un bel gioco con il rientro della palleggiatrice Hancock che segna 7 punti e che trova molta intesa con Ortolani top scorer con 26 punti. Posticipo di ieri sera che ha visto vincente la Imoco Volle Conegliano in casa per 3-1 contro il Bisonte Firenze. Bella e combattuta partita che alla fine premia la maggiore esperienza di Conegliano con una grande Kimberly Hill, 23 punti per lei e premio MVP. Classifica che vede quindi in testa la Savino del Bene Scandicci con un quoziente punti incredibile e l'Imoco Volle Conegliano a quota 6. Terza la Igor Gorgonzola Novara a 5 punti, a 4 punti la UNET Uwork Busto Arsizio, a 3 punti la Sub Volle Legnano, la Saugella Team Monza, il Bisonte Firenze, la Lardini Filottrano e la Liugio Nord Meccanica Modena. A 0 punti chiudono la Foppa Petretti Bergano, la Maior Cicero Volley Pesaro e la Pomì Casalmaggiore. E siamo rimasti in due nel nostro spazio Oltre la Rete. Alessandro Graziani avrà sicuramente visto le varie interviste fatte in questo spazio ultimo. Lo scorso anno abbiamo formulato questa formula, quindi metteremo in campo non soltanto quello che è la carriera sportiva di ogni giocatore, ma anche la sua vita privata attraverso delle foto, quindi dopo scopriremo anche le foto che ci ha portato il nostro ospite. Andiamo indietro negli anni, quando hai iniziato a giocare a pallavolo? Più o meno 10 anni, avevo 10 anni, giocava mio fratello, gioca tuttora, andavo a vederlo sempre, poi per me era il punto di riferimento, volevo sempre fare quello che faceva lui, quindi ho iniziato anche io a giocare e da lì poi è nata una passione che tuttora sarà difficile da levarmi dalla mente, mi piace. Sempre fatto sin da piccolo per divertirmi e poi crescendo comunque capisci che puoi levarti tante soddisfazioni e da quello poi alla fine il bello di fare sport. Ecco, la pallavolo, ma come poi anche tutti gli altri sport al di fuori purtroppo del calcio, finché siamo in Serie B ci sono molte società che la impostano anche magari in maniera dilettantistica, non tanto a livello da professionisti. Sì, per quanto è il tuo caso, quando è che ti sei accorto che in realtà potevi vivere con la pallavolo? Ma io diciamo che non me ne sono mai accorto, nel senso io ho sempre lavorato e ho sempre fatto questo per a livello personale, nel senso io sono uno molto, come dicevo prima, autocritico nei miei confronti, eccetera, e questo mi ha portato probabilmente a migliorarmi a tal punto da poter appunto avere una prospettiva da professionista in questo sport, perché fin da piccolo ero uno molto competitivo, cercavo in ogni squadra dove andavo a giocare, fin dalle giovanili, di essere il migliore, diciamo, anche se poi magari non riuscivo, però mi mettevo sempre come obiettivo quello e quello mi ha portato a migliorare tanto in campo e mi ha fatto anche crescere molto al di fuori. E quindi poi mi sono ritrovato a 20 anni a poter avere l'occasione di girare, fare lo sport che più mi piace e divertirmi. Ecco, mi viene a pensare una domanda un po' caratteriale, perché visto che hai detto che insomma sono molto competitivo con me stesso, mi piace comunque vincere, mi piace mettermi chiaramente anche in mostra in maniera positiva, poi arriva questa chiamata in Serie A2, è una sfida, ecco, rispetto magari al tuo percorso. Sì, esatto, è una sfida perché comunque sia il mio percorso fino ad oggi non mi aveva portato ad incontrare una squadra di Serie A, ovvero sì, però poi non se n'è fatto nulla, e questa chiamata è stata molto importante per me, uno per diciamo fare il mio primo anno in una società di prima fascia e poi a livello appunto, visto che a livello caratteriale ho questa cosa qua di sfida, di rivalismo eccetera, avere davanti gente comunque di due categorie superiori, perché abbiamo in squadra giocatori che in A1 non sfigurerebbero, mi ha stimolato molto e sicuramente mi farà crescere. Andiamo a vedere le foto che ci ha portato il nostro Alessandro Graziani, andiamo a scoprire la prima. Eccoci, che foto è questa? Ah, questa qua, abbiamo vinto la Coppa Italia nel 2010, eravamo a Molfetta e ho voluto portare questa foto perché
Diciamo che è da lì che ho capito dove potevo, diciamo, puntare in futuro. È stata una foto che ti ha fatto ritornare in mente, esatto, quando poi hai fatto il passaggio, soprattutto mentale, fra un giocatore, esatto, comunque gioca per divertirsi, esatto, a un giocatore che può avere ambizioni. Esatto, perché lì quella comunque era una B1, però era una B1 che era, se posso usarlo come termine di paragone, un Emma Villas, nel senso, mm-hmm, che era una società, questa è Genova, una società, diciamo, molto importante, era, perché ora purtroppo non c'è più, e dove quell'anno lì avevamo giocatori di primissima fascia, giocatori con alle spalle campionati. Io guardo il mio ex capitano Pecorari, quello che alza la coppa, che ha avuto trascorsi a Trento e Padova, eccetera eccetera, cioè giocatori che tuttora sono sparsi nelle varie Serie A. Ed è stato veramente l'anno, diciamo, più bello che mi posso ricordare, perché lì era vero professionismo. Pur essendo in B1, lì si lavorava veramente come una Serie A, ero a casa mia, ed è stato un anno bellissimo dove sono cresciuto veramente tanto. E invece guardiamo la seconda foto, cosa ci ha portato? Un po' di... ecco qua, la famiglia. La famiglia, non tutta, perché io ho anche un fratello e una sorella, però ho voluto, diciamo, rimanere su di loro, i miei genitori, perché grazie a loro che io sono qua, grazie a loro che sono riuscito a fare tutto questo percorso, e ringrazierò sempre. Ecco, ormai abbiamo aperto questo siparietto insieme a Simone Cruciani, ripreso tra l'altro la scorsa puntata con Giulia Petrini, rispetto proprio ai familiari, le caratteristiche di come un familiare poi guarda le proprie partite dei figli. Ah, ecco, sì, che sì. Come sono loro? Non sono mai stati il genitore, diciamo, invasivo, il genitore che va a parlare. Loro sono sempre stati al loro posto, loro gli bastava solo che io ero contento e felice, ed erano contenti anche loro. Quindi libertà completa, esatto, anche per la tua, esatto, carriera sportiva. E invece la terza foto ci porta, un po' sbirciato in precedenza, ci porta al presente. Esatto. Vediamo un po'. Ecco, qua siamo a Massa, è uno spezzone, un pezzo preso da casa, diciamo, uno, ecco, una partita sicuramente importante per, esatto, te, visto questa è stata la partita più importante, credo. Uno, perché ho fatto il mio esordio; due, perché l'ho fatto a casa mia in Liguria. E poi anche un piccolo particolare: il giorno dopo era il mio compleanno e mi sono, diciamo, regalato mi sono fatto un bel regalo. Sicuramente in questo 2017 te lo ricorderai molto bene il compleanno. Molto molto bene, sì, sarà difficile da dimenticare. Noi ringraziamo Alessandro Graziani per essere stato qua con noi, ricordiamo l'appuntamento con i ragazzi dell'Emma Villas Siena, quindi le loro curiosità, ma anche poi il punto su tutti i campionati, va giovedì prossimo alle 20, mentre per quanto riguarda le partite ricordiamo collegamenti live per tutto l'intero campionato, sia per le partite in casa che per le partite in trasferta. Quindi ora ci attende una partita importante, Aversa, come ha detto anche in precedenza, una partita sicuramente da non sottovalutare. Io ringrazio Alessandro Graziani. Grazie a voi. E l'appuntamento è a giovedì prossimo.